Sto dipingendo, ti piace? Sei un artista allora, sei un artista completo. Allora ci stiamo quello che mamma facciamo. Mamma mia, ma se... ma questo è un sole? Questo è un sole. Ma te pensa lì. Se lo scrive si capisce. Questi, no. Questi sono gabbiani. Questi sono gabbiani. Io pensavo che era uno col culo ritto al fuoco. Possiamo fare così. Ha un culo ritto al fuoco. E quindi anche questo sarebbe un gabbiano. Un altro gabbiano. Poi cosa ci vogliamo fare? Ma a questo... questo... Ciao! Sì, arrivederci. A questo punto ci possiamo fare... Vabbè, ora scriviamo le cose. Prego, prego. Guarda che erano anni che non vedevo una cosa così brutta. Lo so. Più brutta è, più attira, capito? Tu dici, non è brutta, fammi andare come brutta. Per quello che non attiriamo, perché siamo brutti. Capito. Ho preso un po' il gesso, vedi? La scimosa ti manca. Quando ci tiravimo la scimosa. Bello. Facevi, E la pidella che così diciamo a Gigliola si incazzava come una bestia. La scimosa. Cancellino, ragione, anche cancellino. Hai fatto il caffè, Lara? Sì. Grazie. E lui? Mamma mia, guarda. Non lo bevo. Lo lascio così. Bello perché ti viaggi da solo così, senza un domani, senza un perché. Cosa è successo? Ma sai, lì deve stare perché almeno una decina di anni della Lidl. Yeah. Che è tedesca. A prezzi bassissimi. Ah, yeah. Yeah. Gutes Bier. Tu c'è qua, trova, ma sta scherzando. Elba? Elba? Allora aspetta, questo è stato un casino guarda. Sì. No, lo piglio. Come dice Cicciolina, lo piglio, lo piglio. Vero, poi che c'è buce su di noi, vogliamo solo lavorare. Ma questo è il circo, vedi? Il circo. E poi hanno fornito l'elettricità con un cavo, guarda. Vedi, noi siamo troppo avanti, siamo nel 2014. Super lavoro per quello. Madonna, queste sono vergognose. La vergogna più pura. Campo ogni volta che c'è un bimbo che piscia fuori il vasino. Affoga, col cane nota che si è manzato. Il cane nota. Ma ha detto un mio amico, c'erano topi che si asciugavano al sole, avrebbero fatto senso anche a te per ammazzarli. Sembravano lunghi. Ho fatto un'edicola velocissima e quindi ci spostiamo ancora da Tagliaferro perché ha quasi concluso la sua opera. No, ti prego. Hai fatto anche. Gelato. Guarda, ripiglio l'edicola e bara così. Mentre guardo io, ma guardi, Lara, vieni qui, sinceramente, vieni qui. Te prendi un bimbo di 5 anni e gli dici, mi disegni due gabbiani, un gelato e una bibita. Secondo te, li fa così brutti? No. Beh, sei intelligente che c'hai scritto sotto. Almeno. Ascolta, ma non c'è qualcuno che sta a fare mezzo disegno, no? Mi figliolo, ora poi. Ti pigliano per culo. Ora gli dirò a mio figliolo. Io gli fa ti qualcosa. Voglio bene, ma falla fare da qualcun altro. Aspetta, ci scrivo drink. Facci qua, CCE o CCE? Facci così. Così, devo mettere il dubbio invece. Mi piace così, è invitante. È invitante. Fa bene infame e poi ci manca. Ah, perché c'è ancora altra roba a mettere? E bene, focacci, c'è. Ci possiamo mettere granite? Granite? Granite c'è. Hai preso un coso qui, un astronave. Facciamo le granite. Non la posso registrarla, nel contratto. Nel contratto c'è proprio scritto. Allora, solo i capelli registriamo, Anna, ferma. Solo i capelli? Perfetto. Per finire ci mettiamo il wifi zone. Free? Free. Però è più di moda, vende wifi free che... Hai. Barchetta. Siamo usciti da schermo. Barchetta. Mi dai la cimosa? Mi dai la cimosa sto ragazzo, è piacere. Dottore, abbiamo improvvisato queste edicole a mezza, dico così, più che altro Tagliaferro che ha fatto un disegno sulla lavagna che era da mettere in galera. Allora, una proposta per il gruppo Lo Centini, il sì. Dottore. No, niente. E allora faccio lo speaker della sua proposta del gruppo, non so, il gruppo Lo Centini. Ci chiedevamo come mai invece di usare dei supermercati con un nome
sconosciuto e prodotti non eccezionali, non si associa al gruppo Lidl e porta roba buona a prezzi stracciati. Questa è una cosa che ci piacerebbe sapere. Sai che con questo collo torto mi sembra Nicoletta Orsomanno? È vero, aspetta, mi sì. Buonasera, dovresti dire buonasera. Su Rai 1 alle 20 e 30, una volta era alle 20 e 30, sì, ora alle 20. L'edicola urbana delle 10 del 28 luglio prevedono delle discussioni circa i supermercati a basso costo all'Isola d'Elba. Io sono già contento di aver aperto il night, poi dopo... Te lo dico noi, con tutto lo yoga che ci facciamo. Ci arrivo fra tre anni, voilà, anzi, se la gente viene glielo facciamo conoscere. Fai uno, lo yoga al night è bellissimo. Oh, perché ti rende più? E ti rende più rilassato. La topa elastica. Esattamente, ora questo magari lo vedete, però detto. È estremamente piacevole, un ambiente confortevole. Madonna, quando parla tedesco sembra tedesco, guarda. Sembra, eh. Taggia, io devo andare dal dentista, ragazzi, sono 10. È finito. Ammirate in tutta la sua bellezza il set questo cavolo. Dall'edicola del Bana Show, dal Beach Bar è tutto. Buona giornata, speriamo che oggi c'è il sole, dai. Ci ha rotto i coglioni. Oggi regge il sole, dai.